Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Bito32, che mi chiede di parlare del film di Pascal Laguerre del 2012, I bambini di Cold Rock, con una convincente Jessica Biel, un thriller gotico in un certo senso, che poi piano piano con i colpi di scena va sempre di più verso anche un certo tipo di cinema sociale. Un film molto particolare, questo Bambini di Cold Rock, del quale non è molto facile parlare senza non dover sputtanare diciamo quello che succede, ma la storia è più o meno questa. Jessica Biel è una donna che vive praticamente in questa cittadina ormai in depressione a livello proprio di lavorativo, dove però ci sono tante scorparse di tanti ragazzini, e gira la voce appunto che ci sia questo uomo alto che li rapisce. La nostra è un'infermiera, va a giro di qua di là, poi stringe l'amicizia con una ragazzina, diciamo, che non parla e che gli descrive questo uomo alto come qualcuno che lo vuole rapire a tutti i costi e tutto il resto. Poi un giorno la nostra Jessica Biel torna a casa da questo ragazzino David che sta con lei. Questo ragazzino sembrerebbe essere rapito, la nostra lo insegue e poi di lì tutto quello che succederà, e che non vi sto a spiegare perché in realtà poi il film è l'opposto di quello che sembra. Il primo atto, la prima mezz'ora, 35 minuti, è un film meravigliosamente horror, nel vero senso che ti lascia col gotico proprio a livello di tagli di fotografie. La Gierza a fare alla stragrande il suo mestiere, uno dei migliori registi francesi di tutti i tempi, basterebbe Saint-Age, Martyrs, Vesto, La Casa delle Bambole. Vesto è un altro grande regista horror del quale non si parla mai. Questo non è un vero e proprio horror, perché nonostante in realtà nella prima parte il film sia tesissimo, un po' di orrore lo tiri fuori, poi lentamente il film diventa, come ho detto, anche un film che vuol parlare di cose anche più alte, e quello fa però attraverso uno sguardo, quello di Laguerre, che è abbastanza distante, quindi non ti vuol dare una risposta relativamente, ti vuol mettere di fronte a qualcosa che è in realtà poi un certo tipo anche di società che porta a fare un certo tipo di costrizione e un certo tipo anche di pensiero di chi, diciamo, ha una classe più elevata verso un'altra, di superiorità netta e quindi di scelta anche per gli altri, insomma, diciamo così, perché poi sennò vi sputtano tutto. Non vi voglio sputtanare il film, perché chi non avesse visto davvero questo Bambini di Cold Rock vive appunto su 3-4 colpi di scena importantissimi, se ve le dico siamo del gatto. Però voglio dire, Jessica Biel proprio molto brava, sempre bella, ma veramente in parte. Il montaggio è perfetto, il ritmo è ottimo, cioè tecnicamente il film è mostruoso, cioè Laguerre sa sempre dove mettere la macchina a presa, non butta via un'inquadratura, riesce a creare la tensione, la tiene alta, come ho detto, per tutta la prima parte. La parte centrale, dove le cose incominciano a venire fuori, in effetti forse è un po' arzigogolata, ci sono alcune cose che forse non tornano, ma non è importante un'altra volta, perché nonostante ci sia queste cose, il film chiaramente non è un capolavoro, è un bel film, però noi riusciamo sempre comunque a rimanere attaccati, perché proprio incominciano a snocciolarsi delle cose e degli avvenimenti che lentamente ci ribaltano quello che abbiamo visto fino a un minuto prima, e che cioè ci ribaltano dopo 10 minuti ancora, e senza considerare che poi nel terzo atto, in realtà, dove tutto viene allo scoperto, dove ormai anche noi spettatori avremo in faccia quello che sta succedendo e ci sentiamo quasi anche in colpa. È un classico film che, se viene amici e non l'hanno visto, lo guardiamo volentieri, perché dura un paio d'ore, volano via, è un thriller, non è impegnativissimo, seppur, come ho detto, è pregno. L'idea è proprio sulla maternità, cos'è la maternità, sull'idea del volere bene veramente ai propri figli oppure no. Alla fin fine un film che parla di 6.000 cose, parla anche di amicizia, parla di un mondo distrutto in realtà. Il nostro c'ha proprio occhio, la macchina presa va dove deve andare, il piano sequenza sono studiatissimi, la fotografia è perfetta, quindi è un film che tecnicamente funziona grande. Poi magari alle persone può anche non garbare, non è un capolavoro, non è un film perfetto, quindi tutto non può non garbare, può anche non garbare questo. Mi pare strano, perché comunque per me I bambini di Cold Rock resta uno dei migliori thriller degli anni 2000, proprio per concezione, proprio per messa in scena, recitazione, idea, e proprio per come il regista in realtà nel suo sguardo non riesce a condannare né a salvare nessuno del film. Il link è qui sotto, I bambini del Cold Rock 2012, Pascal Laguerre, con la bellissima Biel che qui recita anche da Dio, forse nella sua parte migliore. Quindi a voi questo grande film, poi come al solito fatemi sapere se va fatto, resta sempre a voi l'ultima parola, per ora qui è la mia.